In piedi, alzate le braccia, battete le mani. Dov'è? Piegate le gambe. Uè, ma che stiamo a fare? La lezione d'aerobiche qua. Scusi, maggiore, ma sono emozionato. Avanti. Seduti, le chiappe per terra. Ancora. Oddio, scusi. Mi avaste. Arriverà, non ti preoccupare. Tenente, chiami il suo primo testimone. Signore, ma che ti ha piato una paralisi? La difesa chiama il colonnello Nathan Jessup. Meno male. Che sta qui, dopo capo? Ma diventa donna. Non saranno i jeans stretti o la bicicletta che fanno venire queste irritazioni? Guarda, Marie, o il sellino troppo ergonomico, capisci a me? Oppure ci ti zecche sa sotto. Fammi capire, ma come t'allivi tu? Con sole piatti? Oggi la donna del 2000 si lava la patana con Invasil. Nuovi testi clinici hanno fatto vedere che non si arrossa niente. Solo i turni, sì. Cioè, Invasil non è solo delicato e fresco, ma... Brava, ma andici a lavare la faccia, Perché sennò te ve la faccio come il culo di qui sopra. Colonnello, vuole alzare la mano adesso, per piacere, signore? Ecco fatto. Giuro che in questa suprema corte marziale la sua testimonianza sia tutta la verità, nient'altra che la verità, dico, lo giuro, per piacere, sennò qua mi acciso, non so capire manco quello che sto detto. Che vuoi? Vuole sedersi, prego, signore, per piacere? Sì, ma parli piano. Signore, il suo nome, il suo grado, quanto è alto, quanto è basso, quanto pesa, quanto frega, serve per il verbale? Ma buone, colonnello Giovanni Perticone, comandante delle forze terrestri, la caserma Spinucci di Chieti, purtroppo. Grazie, signore, grazie. Prego, prego. Ciao, Sandro, l'anzi mi ha fatto venire. Allora, perché mi avete invitato a deporre? Che sono una gallina? Colonnello, quando apprese della lettera di Santiago al servizio informazioni della Marina, fece una riunione con i suoi due ufficiali più anziani, esatto? Sì. Il comandante di plotone, tenente Jonathan Kendrick. Sì. E l'aiutante maggiore, tenente colonnello Matthew Markinson. Esatto. E al momento il colonnello Markinson è morto, esatto? Obiezione, questo onore, non so che cosa vuole insegnare l'avvocato, però faccio obiezione, mi piace, obiezione. Sto insinuando soltanto che al momento il colonnello Markinson non è in vita. E non c'era mica bisogno di scomodare il colonnello Perticone per dire queste cose, obiezione. Non sapevo se il test era al corrente che due giorni fa il colonnello si è tolto la vita con una calibro 45. Culo, come si è tolto la vita? Ma che mo cammina con il torace? Colonnello, ma che stiamo a fare, lo film scemo più scemo? Si è tolto la vita, vuol dire che sia morto. Vabbè, scusa, non avevi capito. Colonnello, lei impartì al tenente Kendrick un ordine in quella riunione, esatto? Ordinai assolutamente di non toccare Santiago, altrimenti gli avrei fatto un culo come un friscolo. E nella stessa sede diede un ordine anche al colonnello Markinson? Ordinai a Markinson di trasferire quel cacacazzo dalla base prima che i soldati gli facevano la pelle. Perché? Era in pericolo, ha fatto la spia. Chi fa la spia non è figlio di Maria. Grave pericolo? In culo a un asino se era grave.